si inizia a sentire una qual certa aria matematica, per cui mi sembra un ottimo momento per parlare della Biblioteca Infinita, storia di Pietro Zamelo e Luca Usai, pubblicata nel 2017 sul Topolino numero 3208. Sin dal titolo la storia è un omaggio alla Biblioteca di Babele di Jorge Luis Borges. Tra l'altro lo scrittore argentino viene anche omaggiato con uno dei personaggi, il bibliotecario Jorge, che insieme a Topolino ed Eda Beta dovranno affrontare il criminale Armandez, che è alla ricerca della porta per accedere appunto a questa biblioteca infinita, ovvero una biblioteca che contiene tutti i libri mai scritti nel passato, nel presente e ovviamente nel futuro. Già questo mi permette di parlarvi di un famoso teorema, il teorema della scimmia instancabile, espresso nel 1913 dal matematico Émile Borel. Il teorema all'incirca stabilisce che se si dà un tempo sufficiente a una scimmia posta di fronte a una macchina da scrivere, digitando più o meno a caso i tasti della macchina da scrivere, la scimmia dovrebbe essere in grado di scrivere persino un'opera di William Shakespeare. La questione può essere vista da un punto di vista probabilistico. Si può, per esempio, immaginando di accontentarsi di una parola di appena 6 lettere, possibilmente di senso compiuto, si ricava una formula matematica per capire la probabilità di avere appunto questa parola. Immaginando di avere una tastiera di una macchina da scrivere costituita da una 50ina di tasti. Ovviamente, essendo di più, la probabilità diventa ancora più bassa di quella che è possibile calcolare. Questa formula effettivamente venne poi utilizzata da Richard Dawkins per verificare la faccenda e l'etologo, utilizzando l'opportuno algoritmo, ha scoperto che dando a disposizione di una scimmia l'intero tempo di vita dell'universo, dal Big Bang fino alla sua presumibile conclusione, la scimmia avrebbe una probabilità di 1 su 10.000 milioni di milioni di milioni di milioni, eccetera, eccetera, di volte, di riuscire a scrivere una frase di 28 parole tratta da un'opera di Shakespeare. Ovviamente, volendo, si potrebbe provare a ridurre i tempi mettendo al lavoro un bel po' di scimmie, però forse sono un po' tante le scimmie per poter avere in un tempo umano un'opera di Shakespeare battendo a caso i tasti sulla macchina da scrivere. Un altro concetto matematico molto interessante si nasconde dietro alla biblioteca stessa, che ovviamente, perché contiene tutti i libri mai scritti, deve avere a disposizione uno spazio infinito. La situazione è molto simile all'albergo infinito di David Hilbert. L'albergo infinito di Hilbert è un paradosso espresso dal matematico David Hilbert all'inizio del XX secolo, che più o meno funziona così. Supponiamo di ospitare un congresso di matematici in un albergo che ha un numero di stanze infinito. Arriva un numero di matematici che è infinito. A quel punto tutti i matematici vengono messi nelle loro stanze, uno per ognuno. A un certo punto però arrivano dei nuovi conferenzieri, questa volta per esempio devono fare una conferenza sulla pesca. Non lo so se era la pesca, però mi è venuto questo adesso. A quel punto l'albergatore è un po' in difficoltà, apparentemente, perché prima è venuto un numero infinito di matematici e sono stati piazzati nelle infinite stanze dell'albergo, adesso è venuto un numero infinito di pescatori e vanno piazzati anche loro. E allora, ecco l'idea, basta far spostare i matematici di una stanza, a partire dal secondo, il primo lo lasci lì dov'è. A quel punto assegni al nuovo venuto la stanza con n+1. E nello stesso modo, se ti arriverà un'altra infinità di persone, più o meno con un criterio simile
o una sua variazione, puoi continuare ad assegnare stanze alla nuova infinità di persone che ti arriveranno in futuro. Tra l'altro, della biblioteca conosciamo anche la struttura geometrica delle varie stanze. Infatti, nella mappa che viene disegnata da Luca Usai nel corso della storia, scopriamo che queste stanze hanno una pianta esagonale. E questa scelta non è casuale, visto che, secondo la congettura Nido d'Ape, che non è stata ancora dimostrata, altrimenti non si chiamerebbe congettura, proprio una forma geometrica da esagono regolare è quella che permette di completare, tassellare, coprire in maniera perfetta una superficie piana. Questa congettura potrebbe effettivamente sembrare semplice da dimostrare per via del fatto che l'angolo interno di un esagono regolare è pari a 120 gradi, quindi bastano semplicemente tre esagoni per avere un angolo giro, cioè un angolo di 360 gradi. Però, appunto, è una congettura e non è stata dimostrata neanche seguendo questa strada. Arrivati a questo punto, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. E soprattutto darvi appuntamento al P-Day, al Carnevale della Matematica numero 167. Saluti tutti!